Cari amici di Fare Musica e dintorni, questa sera sono con l'autore degli autori e sono qui con Vincenzo Incenso. Grazie Vincenzo per aver accettato il nostro invito. Hai fatto, sai, ho sentito un po' di interviste insomma dei cari colleghi, no? E effettivamente mi ha colpito uno in particolare dove dice hai fatto tanti Sanremo. È vero. Come, ne ho fatti esattamente come Albano, però d'autore, quindi c'è un'esposizione chiaramente diversa. Ma Sanremo è stato un trade union in questi anni importante, soprattutto per la produzione poi con il mio grande amico Michele Zarrillo, con cui abbiamo fatto, credo, 7 Sanremo, una cosa del genere. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me non cicatrizzi mai. Ecco, siamo qui a parlare di questo ultimo tuo grande successo. E il disco si apre un po' con una canzone che si intitola Je suis. Ecco, chi sono? Chi sei? Ma in verità quella canzone nasce dopo i fatti celebri di Parigi, quando Je suis è partito come uno slogan nobile, poi è diventato invece una sorta di medaglia di latta che tutti si sono messi addosso poi per fare le rivoluzioni in salotto, no? Siamo tutti capaci a dire Je suis, a nasconderci dietro un like o un mi piace, insomma, che dir si voglia. Per cui era un po' un attacco a quel tipo di ipocrisia che viene soprattutto indotta dai social. Non so che pensi mai sulla verità dei migranti e nel ricordismo qualitario ci stimmi. Poi diventa anche l'occasione, siccome è il primo brano, per dire finalmente ci sono, insomma, no? Anche come faccia oltre che come penna, insomma, perché adesso non ero mai visibile, perché insomma il lavoro di autore lo sai bene anche tu, è dietro le quinte, per cui è stato anche un salto, diciamo, abbastanza coraggioso dopo tanto tempo, perché avevo anche pensato più volte di farlo, ma poi questo lavoro di autore mi ha distratto un attimo e sono passati 25 anni, insomma, quindi un attimo. Sì, ci siamo arrivati anche per la grande spinta di Renato Zero, che è il produttore dell'album e che ha voluto fortemente questo disco, nel momento in cui io cominciavo a dire ma forse ormai la gente ti vede come autore, è meglio lasciar perdere, invece lui ha insistito e mi ha dato la spinta. Primo giorno dell'estate. Questo album ha un titolo importante, credo. Ecco, in cosa crede oggi Vincenzo? Beh, soprattutto credo nella forza ancora possibile delle canzoni. Le canzoni possono ancora essere le nostre sentinelle, le sentinelle, i testimoni del nostro tempo. È un concetto che si è un po' perso negli ultimi anni, un concetto che io pensavo avrebbero raccolto i rapper, che invece si sono un po' persi nelle discoteche, insomma, ma ci sono ancora alcuni che però cantano il sociale. Io sono fortemente convinto che la canzone sia uno dei testimoni più attendibili per raccontare quello che ci accade intorno, come è stato nelle grandi stagioni dei cantautori. Per cui io credo innanzitutto nella forza e nel potenziale delle canzoni. Poi, insomma, tante cose, credo che ogni canzone di questo album risponde in qualche modo a questa domanda: in cosa credi? E arriva Gesù, arriva dal paese reale, arriva la canzone che sta passando. Ogni canzone ha un'urgenza di essere proprio perché risponde a una forte volontà di esporsi. Ecco, se c'era una cosa che magari molte volte non era possibile condividere, per esempio parlare di certi temi, non tutti gli interpreti sono d'accordo sul toccare certe tematiche. Quando sei un cantautore puoi andare libero e metterci la faccia su tutto senza paura. Io sono andato veramente piatto con gli argomenti e mi piace questo fatto di espormi, di non essere generalista nelle tematiche, ma di schierarmi, perché credo che sia importante.
disperata e meravigliosa. Il tuo rapporto oggi con Renato Zero, è stato il produttore di questo album, ti ha fortemente incoraggiato. Cosa pensa, ecco, di questa tua nuova esperienza, no? in prima linea? No, ma lui è stato straordinario, perché insomma mi ha... Faccio vedere i messaggi sul telefono quando gli mandavo le canzoni, perché gli mandavo una canzone al giorno dopo che lui mi aveva dato il via. Ci sono dei messaggi semplicemente scritto capolavoro, cioè era gasatissimo, e questa cosa mi ha dato una grande forza. Poi, oltre a questo, la sua grande umiltà in studio, perché è stato veramente un produttore, come dire, nelle retrovie, non ha voluto mettere bocca sulla scrittura, mi ha lasciato molto libero in questo senso, salvo poi darmi grandi indicazioni sia sul cantato, ma anche poi nella, come dire, nella confezione anche di questo disco e nella proposta poi live dei concerti. Ecco, a proposito dei concerti live, io questa sera ho avuto il piacere e l'onore di ascoltarvi live, no, con tutta la tua band. Però adesso possiamo dire agli amici di Fare Musica Dintorni dove possiamo ascoltarti nei prossimi giorni? Sì, dunque il 16 maggio siamo a Roma al Big Star, che è un locale in un contest che gestisce Angela Baraldi. Cercheremo anche di fare qualcosa insieme, e questo è il primo appuntamento a breve. Poi il 18 siamo a Palermo, e poi andiamo il 7 giugno a Firenze, adesso sto cercando di ricordarmi, dall'11 al 13 una di quei giorni siamo ad Ascoli, poi partiamo per un lungo viaggio e poi faremo un'altra intervista per raccontare questa bellissima esperienza, questo cambio proprio di continente che stiamo per affrontare. Ed è una cosa molto bella che si porterà dietro anche il disco. E allora, amici di Fare Musica e Dintorni, ci prepariamo a questa, ecco, ci ha dato qualche piccola indicazione. Allora, noi ti ringraziamo per questo spazio e per questo tempo grazie che ci hai dedicato. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Ti per aspettiamo le date. quando vuoi cantare. Grazie, è un piacere. Grazie ancora. Ciao, buona serata da Anna Maria Tortora e Vincenzo Incenso. Buonanotte. Non puoi neanche...